Stai ristrutturando casa e vuoi fare a meno del gas? Oppure vuoi staccare dal muro la caldaia e fare spazio a una soluzione completamente elettrica? Avrai capito che l'unica soluzione è la pompa di calore elettrica. Però, quale scegliere? Di chi fidarsi? E se poi non riscalderà abbastanza e le bollette ti svuoteranno il conto in banca? Vediamo allora come fare in questo video. Clicca sul tasto mi piace e partiamo. E ricorda che se non sei ancora iscritto al mio canale, puoi farlo subito cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco. Cosa ti puoi aspettare nella maggior parte dei casi se chiedi ad un'azienda di trovarti una soluzione per riscaldare casa senza gas, gasolio oppure GPL? Le classiche risposte che riceverai sono: se hai un impianto a radiatore sicuramente non si può fare, se non fai il cappotto sicuramente non si può fare. Verrà qualcuno a casa tua, andrà a vedere il locale caldaia, ti chiederà quanti metri quadri l'abitazione e niente di più. Il tecnico non ti saprà dire quanto consumerà la pompa di calore. Figuriamoci mese per mese. E alla domanda perché mi proponi questa pompa di calore, ti sentirai rispondere: beh, perché mi trovo bene, senza darti spiegazioni tecniche dettagliate e senza sapere che quello che si deve trovare bene sei tu e non chi te la propone. E non ti calcolerà mai il fabbisogno termico della tua abitazione, almeno che non intervenga un termotecnico. Ma perché queste risposte? Perché di base manca l'esperienza su questo tipo di impianti. La pompa di calore non è come la caldaia. Le caldaie erano quasi tutte uguali, con potenze da 24 a 30 kW e quindi sufficienti per riscaldare un appartamento da 100 metri quadri piuttosto che la villa da 350 metri quadri. La pompa di calore invece deve essere dimensionata attentamente, deve essere cucita su misura per la tua abitazione e quindi i margini di errore sono veramente pochi. Non può essere troppo grande perché altrimenti consumerà troppo. Non può essere troppo piccola perché altrimenti non riscalda casa nelle giornate più fredde d'inverno. E questo lo vedo nelle centinaia di pompe di calore monitorate online ogni giorno. Ormai il web si sta riempiendo di esperti delle pompe di calore, esperti del risparmio energetico. E poi se vai a chiedere loro quanti impianti in pompa di calore hai realizzato, quanti impianti monitori ogni giorno, da quanto tempo realizzi impianti in pompa di calore, cade il palco. Ed è per questo che ti voglio aiutare a fare la tua scelta consapevole con pompa di calore su misura. È una relazione di almeno 20 pagine dove all'interno troverai il consumo elettrico previsto mese per mese con la pompa di calore, il fabbisogno termico della tua casa, la potenza termica della pompa di calore necessaria per il tuo caso, il risparmio che avrai rispetto all'attuale caldaia oppure il confronto con altre pompe di calore. Con questo report potrai farti fare altri preventivi sulle pompe di calore, perché viene definita la potenza necessaria per la tua casa. Il report viene realizzato con un simulatore specifico per le pompe di calore, dove all'interno è installato un algoritmo e calcola le prestazioni, il COP e gli assorbimenti elettrici della pompa di calore giorno per giorno per ogni specifica località, utilizzando ovviamente le temperature esterne reali. Posso dire che attualmente è l'unico simulatore in Italia specifico per le pompe di calore. Ma non è detto che nella tua abitazione ci siano i requisiti per installare una pompa di calore. Magari consumi già poco, oppure i tuoi radiatori non sono idonei per lavorare con la pompa di calore. Insomma, prima di entrare nello specifico con un report pompa di calore su misura, ti conviene fare una preanalisi di fattibilità. E dato che la mia missione è darti la massima professionalità, ho deciso di farti la preanalisi gratuita. E quindi dopo la preanalisi di fattibilità potrai ricevere due risposte. Sì, la tua casa è idonea per una pompa di calore oppure no? Guarda, secondo la mia esperienza ti conviene lasciare perdere. Ma allora cosa comprende la pompa di calore su misura? Il report comprende un sopralluogo da parte di un tecnico
che verrà a casa tua per analizzare il tuo impianto, lo spessore delle murature, lo stato degli infissi, le bollette del gas dell'anno precedente e molti altri parametri da inserire in un modulo dettagliato. Riceverai poi il libro, le 24 più 5 domande sulle pompe di calore a cui nessuno sa rispondere, perché l'informazione è un tuo diritto, così che potrai fare la tua scelta consapevole in tutta autonomia e sarai in grado di capire se stai facendo la scelta giusta e in grado di confrontare le diverse proposte che riceverai e magari mettere in difficoltà chi tenta di venderti qualcosa senza averne le competenze. Con il report pompa di calore su misura riceverai anche un bonus a sorpresa. Allora, se vuoi continuare con la preanalisi gratuita, clicca sul link che troverai nella descrizione del video e poi potrai decidere se continuare con un report dettagliato e specifico. Se nel frattempo hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.